Corde per chitarra elettrica. Come orientarsi in una giungla di decine e decine di marche e modelli. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Marcello Andrea e anche oggi parleremo di corde. Per chi l'ha visto, lo scorso video abbiamo parlato di, diciamo così, come approcciarsi alla scelta delle corde in maniera molto ampia, di come sia giusto fidarsi del parere altrui, ma non troppo, perché ognuno di noi ha un gusto diverso e è buona cosa che ognuno si scelga la propria corda, quella giusta per le proprie esigenze. Prima di parlare di marche di corde, vorrei fare una breve precisazione sulla scelta della scalatura 09, 010, 011. Le corde 09 vanno benissimo per chi sta cominciando, per chi non ha una mano allenata, ma allo stesso tempo anche per chi è magari già esperto, però deve suonare tante ore al giorno e quindi vuole risparmiare un pochino la sua povera mano, perché dopo 4 ore che suoni puoi essere bravo quanto vuoi, però la mano, poveretta, soffre. Per le 010 io faccio un discorso un po' a parte, perché come professionista del settore io cerco sempre di proporre le 010 come punto standard per una chitarra, perché per me hanno il miglior compromesso fra tensione e stabilità e sonorità, perché di fatto rispetto alle 09 sono corde che hanno un pochino più di sustain, un pochino più di corpo nella sonorità e essendo un pochino più rigide tendono ad evidenziare meno eventuali piccoli difetti sulla tastiera. Vanno benissimo per chi ha delle mani abbastanza allenate, abbastanza forti, picchia abbastanza sulle corde quando suona e gli piacciono delle sonorità belle grosse. L'ultimo che rimane è le 011. Le 011 vanno bene se uno è molto allenato, ha le mani molto forti e picchia molto forte sulle corde, e allo stesso tempo, a maggior ragione, sono perfette per chi invece nei suoi, diciamo così, stili di suono usa accordature aperte, drop D, drop C, cose un po' estreme, perché appunto le corde vengono non vengono tensionate come per l'accordatura normale, ma molto più bassa, e essendo un pochino più rigide reggono meglio questa mancanza di tensione. Infatti le corde 011 si prestano molto bene anche se noi abbiamo una chitarra che ha la scala un pochettino più corta, perché dobbiamo sapere che più corta è la scala della chitarra, meno tensione è necessaria alla corda per arrivare in nota. Allora parliamo di marche. In tanti anni di lavoro potrei darvi un'idea di quelle che sono, diciamo così, in percentuale le corde che io vedo utilizzare di più in assoluto. Almeno un 70% sono corde da Dario, mentre un 20% circa sono corde Ernible e un 10%, diciamo così, potrebbero essere le corde Elixir. Ci sono ovviamente altre marche da citare, ma mi capita così poco di usarle che le lascio fuori, non perché non siano buone o non siano interessanti, ma perché io adesso quello che devo fare è parlarvi di quello che conosco io, che ho provato, che consiglio, che i clienti mi consigliano anche di testare, no? E quindi Daddario, Ernible e Elixir. Perché le Daddario prima di tutte? Le Daddario prima di tutte perché a mio parere hanno un rapporto qualità-prezzo che è insuperabile. Hanno una vastissima scelta, come anche le Ernible, niente da dire, e hanno anche un qualcosina in più che a me piace molto, che è intanto il fatto di avere i pallini di ogni corda colorati in modo diverso, che ormai in maniera automatica mi fanno andare sereno quando muto le corde, perché spesso con corde molto sottili, se non si sta attenti, per esempio il Si e il Mi sono talmente sottili che capita che io abbia dei clienti che mi portano la chitarra con il Si montato al posto del Mi e viceversa, perché per esempio le Ernible invece sono tutte dorate e questa distinzione non c'è. Un'altra cosa che mi piace molto della Daddario è il Player Circle, cioè una sorta di raccolta punti dove, come premio fedeltà per aver usato i loro prodotti, inserendo il codice che si trova su ogni busta dove le corde vengono sigillate, si accumulano un po' di punti, un po' alla volta si può avere gratuitamente qualche muta extra, un cappello, una maglietta, un bicchiere, ci sono un sacco di possibilità. È una stupidaggine, ma è una cosa che a me ha sempre fatto piacere, diciamo così. Ernible, appunto, così come le Daddario, sono di ottima qualità, niente da dire, vanno benissimo, anche loro sono in grado di offrire veramente una grande varietà di corde.
e sono utilizzate molto, però nella mia diciamo così, esperienza, appunto la percentuale è 70% e 20%. Mi capita spesso di vederle, ma non così tanto spesso. Rimangono per ultime le Elixir, che appunto sono le classiche corde per chi ha problemi di sudorazione acida o cose simili, cioè la gente che compra le corde, le monta e dopo una settimana le corde sono ossidate, non suonano più, si anneriscono, e in quel caso lì sì, l'unica soluzione è usare delle corde rivestite come sono le Elixir. Una piccola diciamo pensiero che vorrei fare è che è bene che voi teniate anche a mente che più o meno una muta di corde dell'Elixir può costare dalle 2 alle 3 volte rispetto a una muta della Daddario o della Ernieball. Quindi fatevi anche la domanda, ha senso che io spenda il triplo per delle corde quando con gli stessi soldi potrei comprarmi 3 mute di corde, diciamo così, singole? Ovviamente è vero che ci dovete mettere più tempo perché dovete cambiare le corde più spesso, però insomma dovete anche fare voi una valutazione di quanto intenso e problematica sia la vostra sudorazione, di quanto sia grave l'effetto sulle vostre corde. Bene, spero di aver affrontato tutti, diciamo così, gli argomenti più importanti per quanto riguarda la mia esperienza nel campo delle corde per chitarra elettrica. Vi lascio in descrizione un po' di link utili per fare i vostri acquisti, dove vi metterò magari qualche set di corde Daddario, Ernieball e Elixir principalmente. E vi rimando al prossimo video dove parleremo sempre di corde ma di chitarra acustica. Se il video vi è piaciuto e volete che continui con questi contenuti, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, e se vi va di vedere le chitarre che faccio e i contenuti che pubblico, altri eventuali contenuti, mi trovate su Instagram, Facebook e il mio sito internet. Basta cercare Gli Utili a Marcellano. Alla prossima!